che noi proveniamo da quel mondo che viene definito da qualcuno antisistema, noi preferiamo definirci alternativo al sistema vigente, cioè quelli che hanno sempre combattuto contro le lobby, contro il sistema della corruzione, quelli che hanno fatto come me inchieste giornalistiche contro le lobby di Bruxelles. Santoro proviene da quel medesimo sistema, è una persona che ha avuto visibilità mediatica enorme, a noi la visibilità non l'hanno mai data. Io ho fatto un'intera campagna elettorale, candidato in tutte le circoscrizioni e non ho avuto visibilità mediatica. Santoro è sempre in TV, perché? Perché il sistema non lo vede come un nemico, lo vede come una stampella, un contenitore dove far confluire quei voti che vengono persi dal PD su alcune tematiche come quelle della guerra, e poi quel contenitore riverserà di nuovo quell'elettorato lì dove era stato smarrito, quindi ritornerà a quella sinistra che ha messo in ginocchio il nostro paese e ha fatto sempre gli interessi delle lobby di Bruxelles. Quindi è un finto amico, ma lo dimostra l'esposizione mediatica che gli hanno dato, lo dimostra il suo passato, comunque sempre dalla parte del sistema vigente. Poi sulla guerra, soprattutto sul conflitto russo-ucraino, lui ha ragione, ma come si dice, anche l'orologio rotto due volte al giorno punta l'ora esatta. Sicuramente sulla questione russo-ucraina lui sta trattando il tema così come deve essere trattato, ma già se parli della guerra in Israele l'idea cambia, e già se provi a chiedere a Santoro l'opposizione contro l'Unione Europea, contro la moneta unica o contro le lobby di Bruxelles, sono argomenti che lui non tocca nella maniera più assoluta, perché molti dei suoi amici e colleghi del PD per esempio partecipano anche a quelle riunioni come il Bilderberg dove vengono scelte le sorti dei nostri governi. E quindi voi cosa volete? Noi vogliamo un sistema totalmente alternativo, noi vogliamo portare all'interno persone che si sono distinte negli anni per la lotta a questo sistema, quindi non persone che raccontano di voler arginare il sistema perché siamo sotto elezioni, perché devono convincere l'elettorato, ma persone che lo hanno fatto perlomeno negli ultimi 15 anni, che si sono distinte soltanto per aver messo sempre l'interesse del popolo italiano al centro e mai quello dell'elite europea.